Allora spazio, facciamo spazio, quanta bella gente c'è anche quest'anno qui.
in occasione del Carnevale Nevolese che per noi è la sagra della polenta. Facciamo spazio, siete pronti? A voi l'attenzione e la scena è a voi. Vai DJ! Thank you.
il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagni Nacozzese, con il Canna, la Cittadella del Sadesta più o meno, e poi con ed è inserito nell'ambito dell'iniziativa per la promozione del territorio. Y que viene con Regina.
arriva a pagliacci per Egitto. Arriva un pagliaccio in ferocitto. Dimmi, dimmi. Allora, avete colto il messaggio? L'avete colto? Allora, ecco. Maratea ci saluta e ringraziamo tutti i ragazzi per aver animato questa edizione del Carnevale Nemolese. Adesso ha smesso di piovere, potete chiudere gli ombrelli e possiamo continuare la nostra festa insieme. La polenta è ottima. Antonello, Antonello, com'è la polenta quest'anno? È molto buona, devo dire, io non l'ho assaggiata, però mi dicono che è molto buona, come al solito. Un grande applauso ai maestri polentari, sono bravissimi in questa tradizione che si rinnova, quindi un ringraziamento a loro e a tutti coloro che contribuiscono a rendere sempre viva e bella questa tradizione nemolese. Adesso faccio una cosa che non dovrei fare. Di fronte a me c'è il direttore del Basilicato. No. Dico soltanto come la polenta. Non l'ho assaggiata. Non l'ho assaggiata, provvedete a portare un piatto di polenta gustosa al nostro direttore Mario Lambone. Grazie per abbinare questi momenti di vita comunitaria delle nostre comunità, non solo della Valle del Lodo. Adesso continuiamo la nostra manifestazione con altre mascherine. Che qua chi mi accompagna con tutti, diamogli al timore questi bambini. Allora, vediamo come ti chiami. Carmine. Dov'è papà Carmine? Dai, adesso, ma eccolo là papà. Senti, che cosa rappresenti Carmine? Cosa rappresenti con questa maschera? Il pirata. Ma dico una cosa Carmine, hai scelto tu di rappresentare il pirata oppure è stato un desiderio di mamma e papà? Ma tu lo sai che papà voleva fare il pirata da piccolo? Non l'ha potuto fare, lo fai tu adesso. Ah, questa è la storia del pirata, va bene? Brava, allora il pirata della giuria, prego per la giuria. Eccolo qua. E adesso continuiamo con la nostra manifestazione. Se può venire il sindaco di Nemoli nel frattempo, se può venire il sindaco, dice Antonio Filardi, così diamo la possibilità di salutare tutti questi ospiti adesso che ancora la piazza è piena, sono intrepidi, siete tutti intrepidi perché non vi siete fatti intimorire dalla pioggia. Complimenti a tutti, la pioggia non ha potuto fare nulla, siamo stati più forti e più resistenti della pioggia. Ingegnere Filardi, se vuol venire un attimo qui sul palco per salutare gli ospiti che hanno raggiunto Nemoli per questa edizione della Sagra della Polenta, non solo dalle paesi vicine, ma anche dalla Calabria, dalla Campania, qualcuno anche dalla Puglia qualcuno. Allora, Antonello, tu che sei stato il presidente della Proloco, facciamo una considerazione brevissima su questa sagra che richiama ogni anno sempre più gente, nonostante le condizioni atmosferiche non siano state particolarmente felici quest'anno. Sicuramente, dico, anche se ormai ci siamo abituati alle condizioni atmosferiche avverse, devo dire che i carnevali anemoni che sono stati, come dire, consolidato comunque, che sia stato per tempo, si sa davvero poco, davvero poco. Quindi siamo abituati a queste condizioni atmosferiche, devo dire che nonostante questo c'è molta partecipazione. L'hai rimarcato anche tu, Nicola, davvero bisogna fare un grande ringraziamento anche a Maratea, ai cari di Maratea. E io credo che sia, ecco, lancio più monito, sia opportuno anche che Nemoli partecipi al carnevale di Maratea per contribuire anche noi a rendere più ricco il loro carnevale. Benissimo, adesso noi chiudiamo brevemente le trasmissioni adesso per organizzarci e darvi al più presto l'elenco di coloro che sono stati vincitori come maschera, come gruppi, come capi. Sarà un compito particolarmente arduo per valutare
di carri artistici, carri archeologici, particolarmente interessanti quest'anno. Sicuramente, davvero, i carri di quest'anno sono bellissimi, sono carri nei vini particolari, ma credo che la giuria di qualità sarà certamente dare lustro agli sforzi di questi ragazzi. Per ricordo l'opportunità di dover dire che sono in vendita gli ultimi biglietti per la rosseria di carnevale. Un biglietto costa solo un euro, è un modo per contribuire a sostenere questa manifestazione che è gratuita. Quindi chi vuole e ancora non ha acquistato un biglietto può farlo, perché tra un po', tra un quarto d'ora, daremo inizio anche al sorteggio, si sorteggiano tre cesti di prodotti tipici. Adesso si può stare ancora, non è ancora, si può stare in piazza, perché Brindisi ci assicura che veramente inizierà a piovere nuovamente a partire dalle 20:30, per cui siamo